Nell'immersione di oggi posizioneremo questo strumento per ottenere un timelapse su una colonia di corallo nero alla secca di Punta Pennello a Giannutri. L'apparecchiatura si compone di due moduli, una testa che contiene al suo interno una macchina fotografica, un faro LED e un'elettronica che fa funzionare il tutto, che a sua volta è collegata tramite un cavo bagnato ad un pacco batterie molto potente. Su questo esperimento del corallo nero noi scatteremo una fotografia ogni 3 minuti con un pacco batterie che durerà circa 15 giorni e quindi alla fine dell'esperimento avremo oltre 6.000 fotografie. Questo strumento nasce da un'idea del professor Carlo Cerrano durante i mesi di lockdown. Infinite riunioni Skype e alla fine i miei amici Antonio Lettini e Bruno Schisa sono riusciti a trasformare un'idea in un progetto funzionante. E questa è la prima volta che viene usato in un ambiente così ostile e così profondo. Attraverso la tecnica del timelapse, la fotocamera cercherà di catturare il rilascio dei gameti in acqua libera, che finora non è stato mai osservato per l'antipatella supinnata. Un altro esperimento sugli aspetti di ecologia larvale di questa specie consiste nel posizionare al di sotto delle colonie dei substrati dove le larve potrebbero potenzialmente aderire. In pratica sono delle placchette di diverso materiale posizionate sotto le colonie. Ci sono tre diversi tipi di substrato: roccia di coralligeno, che è il loro substrato naturale, ceramica, che viene tipicamente usata negli studi di ecologia larvale, e l'acciaio inox, perché l'antipatella viene trovata spesso sui relitti e si pensa che possa avere una qualche affinità per questo materiale. Ora che le apparecchiature sono posizionate, non resta che attendere la conclusione degli esperimenti per raccogliere i primi dati e campioni che verranno analizzati dai ricercatori. Thank you.